Rissa in discoteca con circa 30 giovani coinvolti nel weekend scorso. Stavolta scatta la chiusura temporanea del locale per ordine della questura. Il riferimento alla discoteca Amis Club di Vicenza, sita in via del commercio, meta di giovani vicentini e non in particolare nel corso del fine settimana. La zuffa recente ha avuto come scenario lo spazio esterno attiguo al locale da ballo. Come accertato dalla Polizia di Stato, buona parte dei partecipanti allo scambio di botte da orbi, come avrebbero testimoniato altri clienti, erano di origine straniera. Per calmare gli animi sono stati chiamati all'appello nell'area della fiera i carabinieri SETAF, le volanti della questura, ma i militari di turno, una volta giunti sul posto, non è rimasto che raccogliere le testimonianze dei clienti rimasti non coinvolti nella rissa, visto che buona parte dei litiganti se l'era già data a gambe. Sembra che più di qualcuno tra i facinorosi fosse armato di cacciavite e altri utensili che possono divenire pericolose armi improprie. Uno tra loro addirittura di taser, pistola a scariche elettriche, il cui utilizzo non è consentito ai privati. Inoltre una vettura con a bordo un gruppo di amici è stata danneggiata a calci e pugni e più giovani avrebbero riportato vistose ferite al volto dopo la scazzottata. Grazie ad alcuni filmati della baraonda ripresi da uno degli avventori, la polizia si sta occupando di identificare almeno alcuni tra i soggetti violenti. Non trattandosi della prima volta in tempi recenti, visto il ripetersi di episodi pericolosi, il questore Paolo Sartori ha disposto la sospensione della licenza della discoteca, la cui gestione dovrà garantire un servizio di sicurezza e una sorveglianza della propria clientela più attenta in futuro.